c'è già chi parla di LOL. Ho visto LOL proprio ieri sera, dice Paolo, morto da ridere quando Elio, vestito da Gioconda, ha suonato il flauto sulla musica di Braccio di Ferro. Allora Frank, vediamo se ce la facciamo, ci sei? Buongiorno. Eccoti. Ari, buongiorno. Ciao Frank. Buongiorno. Allora senti, ti avevo chiesto quanto ti sei divertito a fare questo programma. Mi sono divertito come un matto ed è davvero una delle cose più surreali che abbia mai fatto, cioè stare chiuso 6 ore in un posto con 10 persone che hanno lo stesso profondissimo bisogno di validazione e approvazione da parte degli altri. Mamma mia, è una specie di Hunger Games, cioè, chi sopravvive. Esatto, porca miseria, un ego ipertrofico compresso in una stanza per ore. Chi ha l'ego più, diciamo così, spazioso, più voluminoso? Ma secondo me anche il più silenzioso in quel contesto può avere l'ego più grande di tutti, a nostro modo tutti, però era davvero divertente anche come ci si annusava per capire chi doveva parlare quando, senza dire ora parla tu, perché se cerchi di farti ridere e sei circondato da comici, sì, ognuno cercherà di prendere la parola ed è un modo diverso di parlare. È chiaro, è un registro, un linguaggio diverso. Senti, sì. Noi ovviamente non vogliamo sapere poi cosa succederà, perché bisogna vedere tutte le puntate, ma tu chi temevi in modo particolare, perché sapevi già che... Banalmente Elio. Elio, sì. Elio non si può guardare in faccia proprio. Sì, fa già ridere di suo. Ogni singola cosa che fa mi faceva impazzire. Poi diceva delle cose senza senso. Non so che altro hanno messo nelle altre puntate, ma faceva questa cosa all'improvviso dove iniziava a correre senza motivo in giro per casa, ma tipo con testa sostenuta, poi si avvicinava a un gruppetto di noi, mi puntava il dito in faccia e diceva non fai ridere, e se ne scappava. Quindi infatti qualcuno mi scrive: siamo morti ieri sera nel vedere Frank scoppiare per non ridere. Quindi poi insomma, sì. È chiaro che è un esercizio. Senti, ma invece nella vita, diciamo fuori da quello studio in cui rischiate di ammazzarvi, cos'è che ti fa più ridere in assoluto, Frank? Di chi sei fan nel mondo della comicità? Sono fan. Cosa mi fa ridere? Ma tu parli di comici, di qualsiasi cosa, persone che fanno ridere anche involontariamente, anche non comici. Ok, diciamo che i bambini e gli anziani conservano il segreto della comicità, che è quella di essere autentici, riescono ad esserlo in automatico e devo dire che un debolo, mi fanno molto ridere. Sì, l'essere senza filtri alle volte fa uscire delle cose meravigliose, esatto, anche cattivissime, come piacciono a te poi del resto. Sì, è vero, non hanno nessun problema, diciamo che non hanno dubbi nella vita queste per gli anziani, i bambini, e quindi mi piacciono un sacco le persone che non hanno dubbi, mi fanno ridere. Senti, hai riso mai molto fuori contesto, te ne sei vergognato, sai quelle cose tipo la risata al funerale, ecco. Sì, ho riso tantissime volte. È una cosa che mi succede se sto con un amico che ci stiamo simpatici, non posso prendere l'ascensore con quella persona e un terzo sconosciuto che iniziamo a ridere solo perché c'è quel silenzio imbarazzante. Offendendo a morte il terzo sconosciuto. No. Sì. No, beh, quello non penso. Senti, Frank, quanto è cambiato il modo? Ne parlavo con mio figlio, insomma, poi mio figlio è quello che mi apre le finestre sul presente, solitamente, visto che insomma, dopo i 40 si vive un po' nel passato per certi aspetti. Ecco, lui mi diceva che oggi si ride molto non come ridevano i millennials, no? I millennials, cioè la generazione Z ride molto di cose, per cose che non hanno alcun senso, cioè che si fatica anche a comprendere. Per esempio, la pagina Instagram della Treccani paradossalmente è molto aggiornata su questo nuovo senso dell'ironia, e io la guardo ogni tanto, scorro tutte le cose, i meme che mette, cioè non capisco assolutamente nulla di cosa dovrebbe far ridere. Cioè, tu hai capito questo diciamo così rinnovarsi del senso dell'ironia, certo, della comicità? Intanto ti posso dire che domanda fantastica, e quanto sei brava a fare sì, il proprio. Comunque, grazie caro. No, ma veramente è incredibile. Comunque, allora, la riflessione è molto complicata, però provo a risponderti. Secondo me la comicità è legata al contesto culturale, e man mano che andiamo avanti e ci evolviamo come società con la tecnologia e tutto, secondo me
prende uno step in più, cioè diventa di un livello più profondo, perché diventa più raffinato in automatico. Sì. Per motivo per cui secondo me ai ragazzi non piace la comicità dei più grandi, magari di un comico di 50 che magari è apprezzatissimo in tutta Italia, perché lo trova troppo semplice. Sì, il esatto. Ragazzo ha bisogno di uno step sì. in più per ridere, che poi la maggior parte, facciamo la metà o facciamo un po' delle cose che fanno ridere, servono a farti pensare: ah, l'ho capita, sono intelligente e ridi. Di solito si ride di autocompiacimento perché l'hai capita. E su internet i meme che vedo ogni tanto, alcuni hanno quel principio proprio. Sì. Sì. L'hai capita, cioè di nascondere la battuta. Il significato, beh. Cioè di, tu sì. sei capace di andare oltre, quindi sei esatto. giovane, sei moderno, non sei un boomer. Ecco, esattamente sì. così. Sono semplicemente più complicate da capire perché esatto. hanno. Sì, esatto. E infatti mio figlio mi prende per il culo. No, è assolutamente giusto. Mio figlio mi prende in giro quando io magari condivido dei meme troppo semplici e mi fa: mamma mia, che cringe, che roba, mamma, cosa hai messo? Cosa hai messo? Ma perché fa riderissimo, Leon? Lui: no, mamma, non fa ridere questa cosa. E poi mette, che ne so, un pappagallo che guarda fuori dalla finestra. Lui certo. mette, e io dico: cosa fa ridere il pappagallo che guarda fuori dalla finestra? Tu non capisci niente, mamma. Vabbè. Questo è, capisci? Cioè, sì. Va bene, senti. Beh. Frank, allora ricordiamo l'appuntamento sì. con il tuo programma, vuoi farlo tu, caro? Sì. Allora, la bellezza di Prime Video è che quando vi sentite pronti potete andare sul sito e vedere LOL, è sempre lì disponibile. Giuro che non perché l'ho fatto, ma fa davvero molto molto ridere, quindi dategli un'opportunità, è bellissimo. E chiudiamo così, diamo un'opportunità a Frank allora. Matano. Ciao Frank, grazie per esserti svegliato. Ciao.